Sì, grazie Presidente. Oggi ci troviamo qui in Assemblea Capitolina a discutere delle modifiche importanti alla struttura della consulta cittadina per la sicurezza stradale, la mobilità dolce e la sostenibilità delle osservazioni, delle modifiche che erano state richieste anche dalla consulta stessa nelle assemblee e nelle riunioni di qualche tempo fa. Volevo spendere due parole, visto che riprendiamo a trattare questo importante argomento, un pochino su quello che è stato il percorso che ha portato all'inizio del 2017 ad istituire questa consulta, o meglio a, diciamo così, rilanciare, perché in realtà era stata formalizzata anche in precedenti amministrazioni, ma di fatto la consulta cittadina non era mai partita. All'epoca mi ricordo, insieme anche a tanti altri consiglieri, all'assessore Meleo, tra l'altro facemmo una modifica importante, cioè consulta cittadina per la sicurezza stradale, ma anche la mobilità dolce e la sostenibilità, perché come ho modo di ribadire sempre, la enorme sfida che è quella di combattere, di ridurre drasticamente le morti che ci sono ancora, ahimè, ogni anno per incidenti stradali in questa città. In questi giorni ovviamente le cronache sono impegnate a parlare di virus, di morti, per carità, un tema assolutamente importante per il nostro paese, però va ricordato che ogni anno a Roma muoiono per incidente stradale oltre, vado a memoria, ma stiamo nell'ordine di oltre le centinaia di persone, parliamo di 120-130 persone all'anno, 147 nel 2018, quindi la memoria non mi inganna, purtroppo. Qui dicevo, una sfida fondamentale da vincere, e si vince su più fronti. Ovviamente mettendo in sicurezza gli spazi pedonali, ridurre la sezione delle strade, perché ovviamente se devo attraversare a piedi una strada di 20 metri posso andare incontro sicuramente a pericoli maggiori che se devo attraversare una strada di 10 metri. Lo abbiamo visto ad esempio stamattina in commissione. Esaminando il bel progetto di riqualificazione, oserei dire di rigenerazione di Via del Tritone e Via dei Due Macelli, dove gli spazi pedonali vengono notevolmente aumentati. Oggi chi passeggia in queste vie, che sono tra l'altro centralissime, molto spesso rischia di farlo in mezzo ad una strada. Qui dicevo, la sfida si vince sicuramente migliorando le infrastrutture, mettendo in sicurezza gli attraversamenti pedonali, aumentando gli spazi pedonali, mettendo in sicurezza le banchine di fermata degli autobus, cosa anche che stiamo facendo, mi viene in mente a Via Tuscolana in occasione della tanto contestata corsia ciclabile, ma la sfida si vince ovviamente se si riduce il numero dei veicoli che circolano, perché io potrò fare tutte le infrastrutture, di questo mondo, mettere in sicurezza tutti gli attraversamenti pedonali, magari facendoli rialzati, ma se circolano ancora 2 milioni di veicoli in questa città, questa sfida non si vincerà mai. Quindi da un lato rilanciare le infrastrutture, anche qui penso all'enorme lavoro, molto probabilmente sottovalutato anche da noi stessi, che è stato fatto sul PUMS, sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che dopo circa una ventina d'anni torna a dare una visione da qui al prossimo decennio di quelli che saranno i trasporti e le infrastrutture nella nostra bella città. E quindi dicevo, da un lato devo ridurre il numero dei veicoli circolanti offrendo delle alternative, infrastrutture efficienti, veloci, tram metropolitane, e dall'altro riducendo notevolmente la velocità e quindi le occasioni potenziali di conflitto tra pedone e automobile. Tutto questo, tutta questa premessa enorme che sto facendo, ovviamente sfruttando il tempo a disposizione della discussione generale, quindi potendo andare anche un pochino, diciamo così, a braccio, dicevo, tutto questo è stato condensato anche in questa consulta cittadina, che per questo motivo che vi ho appena illustrato ha questo nome abbastanza lungo, proprio perché il tema della sicurezza stradale è un tema trasversale. Faccio sicurezza stradale anche quando acquisto un autobus, ne abbiamo acquistati qualche centinaio, devo dire, perché ogni autobus vuol dire decine di automobili in meno che circolano. Quindi dicevo, la sicurezza stradale è un tema trasversale. Quale quindi migliore occasione di questa per mettere insieme tutta la nostra società civile? Devo dire, sono tantissime le associazioni di
fortemente impegnate sul tema della sicurezza stradale, con contributi anche di livello, quindi non parliamo della semplice opinione, che per carità ci può anche stare ed è legittima, ma contributi anche tecnici di assoluto valore. Penso anche ai famosi 101 progetti che furono ideati dalla Consulta stessa e che piano piano stiamo cercando di portare avanti. Quindi insomma, oggi diamo nuova linfa alla Consulta, consentiamo di rilanciarla con delle modifiche importanti che erano state già ampiamente condivise. Poi è bene ovviamente che tutti gli attori partecipino ai lavori della stessa, perché è un'occasione fondamentale per confrontarsi su temi assolutamente di impatto e sensibili. È anche un'occasione ovviamente magari per noi amministratori per spiegare quelle che possono essere le nostre difficoltà, perché magari ancora ci sono dei dubbi a livello tecnico quando devo mettere in sicurezza ad esempio un attraversamento pedonale rialzato, su grande viabilità sì, su grande viabilità no. È fondamentale anche l'esperienza degli altri comuni. Io questo tema sto cercando di approfondirlo anche in ANCI, perché in realtà sono problemi non solo di Roma ma anche di altre realtà del nostro paese, oppure chiaramente il lungo iter burocratico, per carità legittimo, ma che affrontiamo da quando un progetto, un'idea viene pensata a quanto viene realizzata. E questo penso che sia un problema di tutti, perché a prescindere dalla visione di città, a prescindere dalle idee che possono per carità anche essere diverse, ma è un tema sicuramente per tutti gli enti locali. Oggi se un amministratore pubblico è bravo, passano 2 anni da quando gli si accende la lampadina e pensa a un intervento a quando vede partire i cantieri. Vedo consiglieri che sorridono, ma in realtà sono i tempi necessari tra la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, che poi si sviluppa in un progetto definitivo se ho messo i fondi a bilancio. Su quel progetto definitivo devo convocare una conferenza dei servizi che per legge dura 90 giorni e dove devo sperare che mi arrivino tutti i pareri per tempo e soprattutto favorevoli. Ci sono state conferenze dei servizi tipo quella dell'isola ambientale di Monti che sono durate 1 anno. Da lì devo redare un progetto esecutivo, bandire una gara per i lavori che ovviamente, stando alle discipline attuali, alle leggi, alle normative attuali, per carità, che vanno assolutamente rispettate e difese, ma passano non meno di 6-9 mesi prima che trovo un aggiudicatore, sempre che non ci siano ricorsi al TAR strada facendo. Una volta che aggiudico la gara e quindi trovo il soggetto che poi farà quei lavori, passano comunque 45 giorni per la firma del contratto e poi per l'avvio dei lavori, più le verifiche dell'ANAC e così via. Quindi Presidente, vado rapidamente a concludere, però ci tenevo con l'occasione a fare un pochino una panoramica su quello che è il mondo della sicurezza stradale, dei trasporti o anche delle infrastrutture, quali sono le difficoltà, gli ostacoli e quello cortesemente che sul fondo dell'aula, silenzio, non si riesce a sentire gli interventi dei consiglieri, vi chiedo collaborazione e vi ringrazio. Prego consigliere. Grazie a lei Presidente, ma stavo veramente concludendo e dicevo quello che poi anche noi stiamo mettendo in campo, perché ovviamente gli ostacoli ci sono, ma abbiamo il dovere e talvolta anche il piacere, perché comunque la nostra attività ci piace e qualche volta ci dà anche soddisfazione, abbiamo il dovere di superarli questi ostacoli per il bene della collettività. Grazie.